Allora, rieccoci dagli studi di Irpinia TV. Diamo insieme uno sguardo rapidamente su Facebook perché sono tantissimi messaggi arrivati già da questo pomeriggio. Partendo da Antonio Venezia che dice: il sogno si infrange dove iniziano qualità, programmazione e competenza. Paghiamo lo scotto di avere società, collaboratori, allenatori e calciatori al loro primo debutto in B. Grazie per questa salvezza, ma il rammarico è tanto, questo treno non passa più. Carlo Troisi, una domanda agli ospiti: perché non siamo riusciti a trovare una seconda punta che poteva rimpiazzare Castaldo in caso di necessità? E se la risposta è perché abbiamo Soncin, allora perché Rastelli non gli dà fiducia? Luca Pugliese, tutto può succedere ancora, io ci credo. Un saluto a tutti, Pietro Amatrudo, ciao Titti, ciao Marco, andiamo a Carpi per conquistare i 3 punti e iniziare la meritata risalita in salve verso stasera non so che cosa c'ho. Vabbè, risalita in classifica L'abbigliamento proprio viola. come accade, Michele Imperiali in regia. Proprio come accadde l'anno scorso, sconfitti con il Benevento e con la Paganese, e poi abbiamo conquistato la B, tutti uniti. Antonello Schiavone, per Titti. Niente di nuovo sotto questo cielo. Pensiamo già al prossimo anno, vediamo da chi confermare o meno che ne pensi. Grazie. Ne parleremo dopo. Antonio Venezia, assolutamente per il prossimo campionato bisogna trovare una sistemazione a Togni e Stoncini, sono loro i responsabili, sia perché non hanno contribuito in nessun modo ad aiutare la squadra a causa di ingaggio onerosi e non hanno permesso a De Vito, ancora acerbo, ora De Vito da che era un grande direttore ora acerbo, di riparare sul mercato. Chiudiamo con Caristo Giuseppe, ciao Titti, una domanda da porre al presidente, quando fa le sue conferenze Fiume, come mai non parla mai di Millesi quando elogia tanti giocatori di centrocampo, visto che il capitano è l'emblema della professione? Nonostante sia a scadenza, vabbè, ne ha parlato anche di Millesi. E comunque, sul fatto che sia un grande esempio, non ne abbiamo nessun dubbio. Enzo Riccio, insomma, sta giocando con un contratto a scadenza, vuole anche battere il record di presenze, gliene mancano 6 per essere il secondo giocatore nella storia dopo Simone Puleo. Sta giocando in un ruolo che non ricordo, cioè Con Millesi te. con me giocava esterno alto, uno che faceva 12-13 gol al Col. campionato, comunque era un giocatore d'attacco, comunque si sacrifica moltissimo, visto che si, anche quando entra, comunque dà sempre tutto. Filardi vuole rispondere a qualche domanda sugli attaccanti, insomma questa guerra che c'è nei confronti di Soncin non è la prima volta, Non lo so, io un po' beccato vi chiedo da. scusa, ma ho visto la partita con il cinema, non l'ho seguito per motivi che già sapete, Lavorativi. lavorativi. Vabbè, insomma, un po' di questa crisi degli attaccanti, No, crisi ma dei gol, manca l'attaccante, non è arrivato il mercato in gennaio, sempre le solite il Conte aveva preso Ciano, leitmotiv. però, sì, per però voglio rispondere dire, per all'interrogazione. esempio, anche il cambio che ha fatto nel secondo tempo, secondo me è giusto, cioè quello di mettere Ciano trequartista con le due punte Castaldo e Gallabino, quindi io penso che ripeto, la prestazione c'è stata contro il Siena. Anche l'attacco quando è entrato Castaldo si è reso pericoloso. Bisogna solo avere fiducia di questi ragazzi. E poi non è detto che si prende un grande calciatore dalla Serie A che possa risolverlo. L'abbiamo detto prima, l'esempio che ho fatto nell'89-90. Anzi, secondo me, l'identikit preciso di un calciatore che deve venire in Serie B, l'importante è che abbia fame. Questo deve essere la prerogativa. E quindi molte volte riesci a trovare questi giocatori che hanno fame più in Serie C che in Serie A. Siamo Perché se d'accordo. vengono dalla Serie A alla Serie B, voglio dire, potrebbero anche non dare quello che dovrebbero, perché il campionato di Serie B è un campionato stranissimo, eh? Un campionato molto particolare. Per tornare anche a riallacciarci alla domanda del telespettatore di prima, Angelo, c'è un gruppetto che io non so come definire, se di emarginati, esodati nella penisola. Esodati, esodati. Togni, Abbero, De Vito, Massimo, Massimo. Soncin, De Vito, Pizza, sono sette, sei ne ho contate, va. E purtroppo, diciamo, sempre con la premessa che bisogna essere grati a questa società e quindi con questa premessa assoluta, bisogna dire che qualcosa non ha funzionato. Perché naturalmente c'è stato, parlo del mercato di gennaio, c'è stato questo zito che abbiamo inseguito invano fino all'ultimo momento e quando tu insegui un obiettivo e poi non lo centri, a cascata ci sono delle cose che non funzionano perché ci sono giocatori che obiettivamente sapevano di essere lista di sbarco e non ci sono finiti più e sappiamo che c'era un giocatore che doveva venire e che poteva servire come il pane e che non è vero. Lì c'è stato un errore di tempestività della società, a mio avviso, e purtroppo c'è questo discorso che per una società come l'Avellino che non può permettersi di sperperare, ci sono delle persone che
non sono, diciamo, non stanno, non riescono a rendere per quello per cui sono pagati. Comunque qualche ciambella che non esce con il buco ci sta, insomma, diciamo che sono convinto, che non, sono convinto che non sono brocchi, quindi è stato un peccato non riuscire a gestire questa situazione in modo da dare a tutti una chance, forse anche fuori da Avellino, e riuscire a far rientrare qualcuno, diciamo, nella lista degli arrivi. Ciò detto e ciò considerato, direi che sono atleti che in qualche modo anche loro stanno dando il loro contributo di professionalità, non per tutti, ma per qualcuno arriverà di nuovo il suo momento. Ricordiamo Massimo che ci ha dato una grandissima gioia in quel di Pescara, mi pare, no? con quel gol e con quell'abbraccio col mister che è rimasto emblematico. Io penso che per qualcuno di loro ci sarà una nuova possibilità, sono convinto che il mister non abbia chiuso la porta a nessuno, il momento è delicato. E anche se Carpi sarebbe il momento più opportuno per fare un po' di turnover, credo che qualche cosa di nuovo ci sarà, ma non tanto, perché purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere esperimenti. Di cambiare tanto, però insomma qualche esperimento oggi lo ha fatto, però ne parleremo dopo averlo sentito. Enzo, voglio introdurre quello che andiamo ad ascoltare di Rasselli chiedendoti un po' un aspetto che è una squadra che comunque, al di là di tutto quello che si dice, non può fare a meno di Gigi Castaldo, almeno questa è opinione personale. E poi tu non sei un attaccante, ma insomma sa che cosa scatta nella testa di un giocatore quando non si segna, che succede? Anche se l'analisi che dovremmo fare è che i gol non sono venuti neanche più dai centrocampisti. Cioè nella prima parte del campionato Arini, Schiavon e D'Angelo qualche gol lo hanno fatto, ora anche questo non sta avvenendo. Ma almeno per l'esperienza che ho avuto io in passato, un attaccante che non segna una settimana, due, tre, lo vedi che non è tranquillo magari. Anche ti ricordi Biancolino, insomma, che combinava, Evacuo, Grigo. Negli allenamenti, proprio quando riguarda il discorso di Castaldo, non dico niente se dico che comunque è un giocatore che comunque tra l'anno scorso e quest'anno si è dimostrato un giocatore che veramente... effettivamente non è che ci puoi rinunciare facilmente. Ma adesso so che sono venuto a vedere la partita, non c'era in campo, non sapevo che era infortunato, ha dei problemi, non so che tipo di problemi. I problemi anche domani dovrebbe essere in dubbio, ma secondo me... Influenzato. Secondo noi è un po' di pretattica l'influenza di Castaldo, conoscendo un po' Rasselli nei momenti difficili, però ce l'andiamo ad ascoltare, vediamo un po' Filardi che cosa dice degli attaccanti e cominciamo a parlare di Carpi. No, perché fa parte del gioco, è normale, sono ragazzi che danno tutto per la squadra, si sacrificano tantissimo, spendono tantissime energie per dare equilibrio alla squadra, e è proprio anche per questo motivo che l'Avellino è una squadra difficile comunque da battere, difficile da perforare, comunque concediamo poco, anche perché c'è il grandissimo sacrificio delle punte, ma lo vediamo in tutte le squadre, anche nelle grandi squadre, non si può prescindere dal sacrificio delle punte. Poi arriverà il momento in cui si sbloccheranno e tutto ritornerà come prima. Quindi non mi preoccupa più di tanto. So che fa parte dell'iter di una stagione dove ci sono momenti che le punte fanno fatica a far gol. L'importante è crearle le occasioni e andare comunque alla conclusione. Vorrei ricordare che a questo punto l'anno scorso avevamo vinto il campionato e che il campionato era finito. Adesso siamo qui a doverci giocare altre 12 gare, ci sono altri due turni infrasettimanali, quindi è un campionato lungo, stressante, logorante, e quindi ci sono 8-9 giocatori che hanno sempre giocato con grandissima continuità, quindi c'è stato anche meno ricambio rispetto al passato, e quindi questo magari alla lunga potrebbe pesare. E allora, Rasselli punta sull'attacco, ce l'ha esplicitato. Io, prima di affrontare questo argomento, chiedo scusa al telespettatore che avevamo già in linea. Pronto? 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 Eccoci, prego. Eccoci qua. Ciao, Gianni da Rivalda. Prego, Gianni. Ci eri mancato.
Abbiamo parlato di Rastelli e sei uscito tu. No, no, io stasera non parlo proprio più di Rastelli perché Ah, non beh, hai capisco. abbandonato l'argomento. Di che ci Sì, vuoi parlare? come ti ho scritto sulla bacheca, Sì. aspetto quest'anno e l'anno prossimo che va via e E tu così, sei sì, contento? ecco, così la finiamo perché sta via Lucis, non se ne può più. Senti, niente, io volevo dire, visto che ci sta questo problema di Castaldo che non sta bene e Galabinov sembra che pure lui abbia la febbre, una cosa del genere. No, no, Può Galabinov darsi? non ha la febbre, non c'ha nulla Galabinov. Ah, quindi sta bene, vabbè, Sta dico bene. eventualmente qualche affaticamento che Sono sta, voci comunque voglio incontrollate che dire. mette in giro Enzo De Vito nelle ultime 48 ore. Per State dire che tranquilli, stanno tutti stanno morendo tutti con la male. febbre. No, Galabinov sta bene. Ho capito. È No, sempre tanto, sempre volevo tanto. semplicemente dire a Rastelli, volevo ricordare a Rastelli che oltre a Giulli, i soliti giocatori che fa giocare. E fa giocare anche un po' Biancolino, Ladrier, Massimo, perché obiettivamente se dobbiamo vedere quella Giulia, bene, va bene pure Massimo in campo. E niente, poi se è vero quello che, la voce che gira, che vuole giocare con Ciano e Soncin domenica, allora veramente devo dire che siamo alla frutta. Comunque, detto questo, forza Chiudiamo. Lupi e Forza io Titti, Avellino. io penso sempre al secondo posto, nonostante tutto siamo al nono. E se ci Oddio, arrivi al va secondo bene. posto sarà merito di Rastelli. Un attimo perché. Perché va lui in campo. No, però la squadra No, la non va mette lui in lui. campo, Ciao Gianni, grazie. d'ufficio dobbiamo dare la parola all'avvocato difensore di Rastelli. Ma Angelo Vincenzo, Picariello, quindi. Angelo Picariello. Vabbè, tra i due non saprei chi Vabbè, scegliere. l'autore della rastrellata è lui. Ma non credo che Rastelli abbia bisogno di essere difeso, si difende da solo, penso che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Diciamo che abbiamo detto di qualche piccola pecca che c'è stata della società, secondo me il grande merito di questa società è di aver portato a termine una cosa che da Avellino non conoscevamo, cioè quella di tenere un allenatore a lavorare sul pezzo per 2 anni consecutivi. Se abbiamo questi punti che ci tengono ancora tranquilli in questa parte del campionato, perché ad inizio di campionato, come raramente accade ad Avellino, c'era una squadra che era più o meno, grosso modo, quella dell'anno scorso, plasmata dallo stesso allenatore, e quindi io credo che Rastelli sia un valore e sia un valore averlo qui da 2 anni. Dopodiché io dico anche io che tutti dobbiamo migliorare, penso che lui con la categoria, anche se ha giocato come allenatore, è anche lui un neofita. Credo che a volte nella gestione della partita può avere anche lui qualche indecisione, però il problema quest'anno secondo me è molto dettato dal fatto che le gerarchie rispetto allo scorso anno sono più indefinite, quindi i cambi sono spesso diciamo, più difficili da individuare. A volte le cose migliori Rastelli come cambi li ha fatti per disperazione, Sì. vedi la rimonta credo col Pescara, no? Anzi, con Latina, chiedo scusa, Spacciati. che eravamo spacciati. Quindi io penso che, insomma, a parte qualche imperfezione, parlare male di Rastelli è un esercizio di autolesionismo che. Notevole, noi siamo un po' autolesionisti ad Avellino. Allora, Enzo Riccio, domani mancherà Izzo squalificato, Peccarisi infortunato, D'Angelo è rimasto a casa, gli fa male il costato. Dappa Costa sappiamo che non sta bene, Castaldo c'ha un po' di influenza, Giocariccio. giochi tu? No, sto No. scherzando, Sì, con la sedia a dentro rotelle. Bittante, ovviamente noi giornalisti, Filardi, cerchiamo di immaginare quale possa essere il modulo, Carpi gioca col 4-4-2, è possibile pensare a un 3-5-2, un 3-4-1-2 con Ciano dietro Galabinov e Castaldo se sta bene, al posto di Zappacosta chi mettiamo? Perché questo è un altro punto interrogativo, se Zappacosta non dovesse farcela si potrebbe pensare ad Sai, Angiulli, quasi questa è un'indiscrezione di oggi, quasi però quasi chiamavo Rastelli prima di venire qua, ve lo facevo almeno ti dire. facevi da qualche No, ma mo dritta di l'abbiamo detto, formazione. c'ha una rosa abbastanza ampia, quindi hai voglia di scegliere tra la rosa che c'ha, però sinceramente non ho idea. Ma di Certo. fondo tu allenatore non lo sei, ti Vabbè, dei auguro che lo ragazzini. diventi, insomma, un 4-4-2, in genere Rastelli gioca col 3-5-2, però ultimamente anche il Io 3-4-1-2, come lo affronti? Cioè, 4-3-3 sparato proprio, cioè, 4-3-3 proprio sparato. Quest'anno non l'abbiamo mi mai piace fatto. come modulo, mi piace quello. Filardi? No. Com'è?
andando a incontrare un 4-4-2, il 3-4-1-2 potrebbe metterlo in difficoltà. Cioè proprio il trequartista potrebbe essere l'uomo tra le linee. Tra le linee dovrebbe a centrocampo mettere... siamo speculari, 4 contro 4, 4. Abbiamo e il trequartista diventa il ruolo determinante per spostare gli equilibri. Esatto, anche io la penso così. Significa anche dare un segnale alla squadra che si vuole andare lì a Carpi a vincere. Trequartista che potrebbe essere l'Adir nel caso in cui Cassato non ce la dovesse fare, Ciano e Galabinov davanti, Soncin. Io ho un'altra idea ancora, se mi posso inserire. Ce la dici dopo la telefonata, pronto? Buonasera, sono Gianni Carasu da Montoro. Ciao Gianni, buonasera, benvenuto, prego. Ciao. Grazie. Allora, secondo me alcuni dimenticano che Rastelli sta guidando una 500 e comunque sta a ridosso di coloro che invece stanno guidando una Ferrari. Io secondo me dico che il mea culpa lo dovrebbe fare chi a gennaio non ha dato il materiale giusto a Rastelli, perché Rastelli con quello che ha a disposizione sta facendo il massimo. Poi è ovvio che bisogna anche fare qualche critico, perché non tutto è oro quello che luccica, come si dice, e qualche errore anche lui commette, però ripeto, il materiale che ha a disposizione sta facendo già tanto. Ti ringrazio a tutti, saluto mio figlio Domenico, ciao. Grazie, salutiamo anche noi tuo figlio Domenico. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Scusate, ma Michele devi farmi vedere Facebook e devi scendere verso gli ultimi messaggi, perché Daniele Iannella, Enzo Riccio, ti ha omaggiato, non poteva non farlo. Noi proviamo ora sempre Michele a non parlare, Imperiale è amato di Sunno, amato di Sunno, il mio amato di Sunno, con Carlo su Facebook. Dopo? Sono impegnato ora con le telefonate, a smistare le telefonate. Ci arriviamo, eccoci. Eccolo là, Daniele Iannella. No, un po' più sopra, c'è una, ci dovrebbe essere un po' più sopra un messaggio. Eccolo, eccolo, eccolo qua, un cuppino è per sempre. Così abbiamo evitato sempre lo stucchevole. Filardi non lo ricorda, però è un Avellino Salernitana 4-0, l'unico gol fatto in carriera da Vincenzo Riccio. No, ad Avellino. Ricordo un pallonetto che tutti pensavano poi al cucchiaio, e Vincenzo si spogliò, la stampa si spogliò di tutti, il mio è un cuppino con la maglia della salute. Vabbè, peccato che... Vabbè, andiamo un po' avanti con Facebook, risaliamo su e poi scendiamo giù. Perché poi c'era anche un messaggio di Daniele Iannella che volevo leggere. Allora ricominciamo in ordine, altrimenti non mi trovo più. Amelio De Maio, adesso bisogna pensare solo alla salvezza, ci sono altre squadre più titolate, facciamo la nostra bella figura, pensiamo a salvarci sia sul campo che sugli spalti. Lucio Del Gaudio, US, questi sono i nostri colori, condivido. Mauro Guarino, un bravo tifoso deve anche saper criticare la propria squadra. In questa fase l'Avellino non è dai playoff, venerdì sera una partita noiosa, giocata senza motivazioni, speriamo già da domani sera di cominciare a fare i lupi. Pellegrino Bordiello ci dice un po' tutti quelli che, di cui hai parlato tu, Marco, cioè Abbero, Damo, Togni, Damo non è prima squadra. Pizza, Soncin, Papedia, soldi buttati, capita. Per non parlare di calciatori utilizzati poco meno, come De Carli, De Vito, Massimo Ladir. Alessandro Solmita, buonasera, la squadra a mio avviso è viva, venerdì una partita decisa da un calcio da fermo, noi potevamo fare quello con Galabino, ve non abbiamo segnato, questo è il calcio. Antonello Trillo, falso napoletano, vabbè. Alessandro Solmita, buonasera, una domanda per Riccio, perché Togni in questo centrocampo dell'Avellino non qualitativo non gioca? Lupi di confine, una domanda a Titti e Marco, potete contattare Mario Dell'Anno per la questione logo, le quote che fine hanno fatto, grazie, lo faremo e lunedì prossimo vi faremo sapere. Antonio Lepore, buonasera, per gli ospiti studio vorrei fare una domanda, ma non sarebbe arrivato il momento di far giocare il pitone dall'inizio, non sempre quando stiamo perdendo. Fabio Incitti, e mi fermo, mi fate, ospiti studio, un pronostico per domani a Carpi. Comunque sappiamo, a proposito di Mario Dell'Anno, ha rilasciato un'intervista qualche giorno fa al sito Orticalab in cui dice che la questione quote va avanti, presto saranno consegnate anche le pergamene, resta aperta la porta per Taccone, sempre per il comodato d'uso gratuito del logo e del merchandising, quindi questione che sicuramente riapriremo poi più in là, in tempi un po' più sereni calcisticamente parlando. Filardi, il pronostico... No, noto molto pessimismo, no? Ecco, sì. Chiedo scusa se faccio riferimento alla partita con il Siena, perché è l'unica partita che ho visto dell'Avellino. E sinceramente l'Avellino ha giocato alla pari contro una squadra titolata, voglio dire, no? Quindi tutta questa crisi di gioco, non la vedo, ecco. Cioè, perciò bisogna
analizzare bene questa partita, perché sennò altrimenti è facile lo scoramento, è facile il pessimismo. Gianni Carradu le chiede se era meglio il calcio degli anni 80 oppure oggi con scommesse, televisioni e sponsor. Ma secondo me era un calcio più genuino negli anni 80. Oggi è tutto un po' strano, voglio dire. Un po' più marketing. Sì, sì. Molto più genuino. C'erano meno soldi e voglio dire si giocava forse più con il cuore. Oggi ci sono troppi interessi, specialmente in Serie A. Sì, sono d'accordo. Ragazzi che vengono viziati subito, cioè ci sono cose, delle storture che andrebbero un attimino messe a posto. Si diventa subito campioni, ma campioni non si è, perché a 19 anni pochi sono forti. Ma il resto sono tutti normali, però li facciamo diventare campioni. Gli atteggiamenti che ha Balotelli, all'epoca nostra non c'erano ragazzi di 20 anni che avevano quegli atteggiamenti. Sì. C'era un'altra educazione, un altro modo di approcciarsi al calcio, un'altra umiltà, voglio dire. Ma forse con tutte queste televisioni, con tutti questi sponsor, anche altri con compagni, poi parliamoci chiaro, i soldi rovinano sempre, secondo me, i tanti soldi, l'eccesso rovina sempre. Quindi molti calciatori perdono la testa, ma non per loro, perché non sono strutturati. È il sistema che secondo me li rovina. Enzo voleva dire qualcos'altro. No, niente, io mi ricordo, solo mi ha fatto venire in mente, tanto... il mister, gli ho fatto anche da raccattapalle. In quale? Un onore, veramente. Lui conosce bene, c'era già la palestra a Partenio. Lui è più vecchio di me, come fa? La palestra a Partenio la ricordi, no? Sì, sì. È lì, io mi ricordo che un giocatore, non faccio il... faccio nome, sì, faccio il cognome, De Marco, Tocco De Marco. Mi ha dato una taccagnata lì, ero giovane io. Zitto, muto, cioè oggi sono finiti quei tempi, ma lo avverto pure io quando mi è capitato con dei giovani, magari non sono così, non li ho mai trattati. Faccio un esempio, io ho fatto l'esordio a Napoli a 19 anni, no? Quindi ero un giovane come Ciro Ferrara, come Carannante, cioè c'era l'abitudine noi, voglio dire, di portare i palloni, di spostare la porta, di portare i borsoni, cioè c'era quell'umiltà. Il giovane che si metteva a disposizione, voglio dire, dell'esperto, no? Sì. Ma oggi, una cosa del genere, no? Un Balotelli che fa una cosa del genere, è impossibile. Parlando di dire, giovani, no? Visto cioè che... c'era un altro approccio, non so come dire, c'era il rispetto dei ruoli, il giovane delle si approcciava... gerarchie. Visto che lei ha scoperto Ciro Immobile, lo diciamo, da tanti anni da osservatore della Juventus in Campania, ha scoperto Ciro Immobile quando era nelle giovanili del Sorrento, lui com'è strutturato, come ragazzo? È un ragazzo d'oro, forse di altri tempi, cioè è un ragazzo che voglio dire si è fatto da solo, nelle difficoltà, a livello di 14 anni è stato scartato ovunque, poi ha avuto la fortuna di andare a Sorrento, ha avuto anche la fortuna che ha trovato qualcuno che ha creduto in lui, è andato con molta umiltà a Torino sapendo di dover fare determinati miglioramenti tecnici, si è messo a disposizione, ecco, un ragazzo che ce l'ha fatta tramite l'umiltà e non tramite spinte o tramite altre cose, ed è un bel esempio secondo me, un ragazzo che voglio dire ha fatto l'esordio in nazionale e probabilmente tra i papabili per il mondiale, ed è rimasto anche la famiglia eccezionale, ed è rimasto un ragazzo semplice, questa è la cosa importante, quella che più mi fa piacere. Torniamo, mi guarda, torniamo, io non a so Carpi Avellino, in che categoria Carpi... gioca? In Serie A, più vai giù e più trovi presunzione, una roba allucinante. Ma se posso spendere una parola sui giovani dell'Avellino, mettiamo i Zappacoste e gli Izzo Bittante, non lo conosco, ma diciamo per quella evenienza che sono stati a curarsi a Roma, ho potuto ragionare in profondità sia con Izzo che con Zappacoste, mi hanno veramente convinto per la loro impostazione vecchio stampo, e soprattutto mi hanno convinto di una cosa, cioè loro hanno la Serie A assicurata per l'anno prossimo, c'hanno bisogno dell'Avellino per arrivarci, no? E io percepisco nel loro comportamento il desiderio, se possibile, di arrivarci con l'Avellino. Questo mi è chiarissimo e questo è molto importante, perché invece Peccarisi mi raccontava dell'Ascoli quando alle prime difficoltà i giocatori che avevano futuro hanno iniziato a tirarsi il piede indietro, perché i procuratori dicevano di risparmiarsi per l'anno prossimo. Io penso che questo è molto importante, cioè l'Avellino, al di là della difficoltà che qualche giocatore ha avuto, qualche infortunio, rimano ancora tutti nella stessa direzione, pur con qualche difficoltà, perché non tutti trovano spazio. Abbiamo un gruppo sano.
Altra telefonata, chiedo scusa Angelo, c'è un telespettatore che stiamo facendo pazientare molto. No, si è stancato Michele? Buonasera a tutti, è saluto il grandissimo Ricci. Prego, non può dimenticare il cupino, cosiddetto. Niente, sono Franco da San Giorgio del Sannio, buonasera. Buonasera. Niente, cosa dire? Io per quanto riguarda la partita col Siena, abbiamo visto un arbitraggio che, come si parlava poco fa, per tornare un pochino indietro, al di là di essere disastroso, non so se addirittura può essere anche in malafede, perché certe situazioni veramente imbarazzanti, insomma, detto questo. Poi abbiamo commesso l'unico errore, ovviamente, per quanto riguarda la punizione, che guarda caso un po' la barriera messa male, un po' giustamente la sfortuna che è toccata a terra e quindi abbiamo subito questo gol, ma era una partita che sicuramente finiva sullo 0-0. Io sono sicuro che questo, sono ancora fiducioso, perché è una squadra che secondo me può dare ancora qualcosa e per i playoff ce la possiamo giocare fino in fondo, quindi per cui non dobbiamo, come si dice, remare contro assolutamente. Diciamo, facciamo un plauso a questi ragazzi e ovviamente io mi riferisco anche al mister, perché Rasselli veramente ha saputo traghettare un grande gruppo. Non dimentichiamo i materiali che ha a disposizione, come qualcuno diceva all'inizio, e chiaramente i miracoli non se ne possono fare, sinceramente. Io sono molto fiducioso. Va bene. grazie. Allora, andiamo un po' verso Carpi e andiamoci ad ascoltare come ha presentato la sfida Massimo Rastelli, perché il Carpi è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, e vediamo un po' che cosa ha detto Rastelli questa mattina. Sì, sicuramente due squadre che stanno vivendo un momento particolare, come hai detto tu, soprattutto per quanto riguarda i risultati, almeno per quanto ci riguarda, nel senso che stiamo sfoderando prestazioni sicuramente positive e non stiamo raccogliendo quanto meriteremo. E quindi andiamo ad affrontare una squadra ben costruita, che a gennaio ha ulteriormente investito per puntare fortemente ai playoff, e quindi naturalmente sta trovando delle difficoltà, ha cambiato allenatore, e a dimostrazione che naturalmente la società si aspetta di più dei risultati che questa squadra sta facendo sul campo. È normale che noi dobbiamo subito cercare di voltare pagina, come abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre cercato di fare, guardare poi sempre con ottimismo alla gara successiva. La cosa che mi conforta è che la squadra è viva, la squadra è compatta, la squadra è determinata, e questo per un allenatore credo sia la cosa più importante. Poi so anche che ci sono questi momenti un po' negativi, dove non tutto gira come dovrebbe girare, però sono sicuro che lavorando come stiamo facendo, se i ragazzi in campo ci mettono questo ardore, questa determinazione, i risultati prima o poi devono ritornare ad essere così continui come ci hanno arriso nel girone d'andata. Allora Filardi, come diceva Massimo Rastelli, per noi l'importante è non perdere, tornare da Carpi almeno con un punto. Per il Carpi, sì, no, paradossalmente, no, io però la domanda quasi che mi faccio io a voi, ma sì, all'andata, no, che c'era un altro allenatore, che è stata una partita, ma con che modulo ha giocato il Carpi? Ve lo ricordate? Sarebbe curioso, perché voglio dire, Rastelli per esempio conosce benissimo la partita, voglio dire, l'ha fotografata bene la partita d'andata, no? Perché 4-1 è un risultato che non lascia storia. Possiamo controllare se una squadra è un po' diversa, ovviamente, da 3 davanti, 4-3 quella... forse, però cambiato l'allenatore, è cambiato l'organico, è molto Pillon diverso. Quindi per Rastelli è anche un po' più difficile preparare la partita, perché si trova praticamente come se incontrasse per la prima volta il Carpi. Quindi la partita di andata è da archiviare totalmente. Esatto, si ritrova una squadra completamente cambiata anche dal mercato. Però ha ragione Rastelli, lui insiste sul fatto che la squadra è viva, cioè la squadra si impegna, la squadra la prestazione la fa. E quindi per questo motivo, secondo me, bisogna essere fiduciosi per domani sera. Sì. Vai. No, allora Angelo, squalificato Gaiolo, cambio allenatore, nel mercato sono arrivati Ardemagni, il famoso Ardemagni, sì, un attimo per il telespettatore, Romagnoli dallo Spezia, Sgrigna dal Verona, è un'altra squadra rispetto a quella che diceva Filardi, una squadra che ha perso 3 delle ultime 4 partite, mi sembra che ha perso 7 partite in casa, ma
Ma io diciamo che nel pallone come nella vita le vittorie nascondono già le ragioni della sconfitta successiva e viceversa. Io penso che la partita del Carpi giocata a Novara è una partita in cui ha perso immeritatamente per via di un rigore che se concedi quello ne devi dare 3 o 4 sì. ogni partita. Quindi infatti è furioso il mister del Carpi per questa ragione. Quindi noi non possiamo fidare sul fatto che abbiano perso anche a Novara, insomma, non ho seguito magari troppo le sconfitte precedenti, ma quella col cambio di allenatore è stato veramente un risultato bugiardo. Io penso che è una partita di difficilissima interpretazione da parte nostra e anche da parte loro, siccome stiamo esercitandoci, provo a esercitarmi anch'io, io penso che il mister per i giocatori che ha a disposizione potrebbe orientarsi sui quattro dietro, perché avendo a disposizione Fabbro e Pisacane come centrali, Zappacosta e Bittante come laterali, è una mia idea, potrebbero garantirgli quell'elasticità che in una gara che non si capisce che piega possa prendere ti tiene coperto in fase difensiva e può portare un centrocampo a 5. Se invece riesce a prendere il bando della matassa, si sa che Zappacosta e Bittante non si fanno certo pregare per scendere. Potrebbe essere una delle opzioni che il mister sta valutando, perché, ripeto, è una gara che anche della parola del mister è di difficile interpretazione, non può essere giocata all'arma bianca per andare a vincere a tutti i costi, perché di questi tempi l'Avellino deve stare attento a rimuovere di nuovo la classifica. Nello stesso tempo un Avellino che fa l'Avellino a Carpi vince. È in grado di imporre la partita, quindi è una delle soluzioni possibili questa. Telefonata, poi pubblicità. Pronto? No, non c'è più la telefonata. Ah, non c'è più. Però a Carpi c'è un vecchio amico di Vincenzo Riccio. Sgrigna? Pippo Porcari. Ah, no, è anche Sgrigna. Migliore in campo col Novara, ha fatto una partita sontuosa. No, ma al di là di tutto, si deve essere positivi sicuramente, però comunque parliamo sempre della Serie B, anche l'ultima in classifica è la Juve Stabia, no? Sì. Cioè, si gioca sempre in Serie B, quindi non è che si affrontano le squadre in base alla classifica. Cioè, a Serie B incontri sempre giocatori comunque importanti, squadre che giocano a calcio, quindi non penso che l'Avellino possa andare a Carpi pensando di fare una partita. Però ci servirà l'Avellino che fa l'Avellino, come diceva. Sicuramente, perché il Carpi ha bisogno pure di punti per salvarsi, quindi mi sembra, ho visto dalla classifica. Il Carpi ha cambiato allenatore perché ambisce dopo il mercato fatto a gennaio ai playoff, 39 punti, ma ha preso un attimino Sgrigna, De Magni, insomma ha elementi di categoria, avendo fatto un solo punto in 4 partite. È saltato il vecchio allenatore. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi c'è l'ultima parte con Franco Iannuzzi. Speriamo che sta calmo stasera, bravo. Pubblicità tra poco. E abbiamo fatto scoperte varie, poi la diremo, la scoperta di Filardi più importante dell'Avellino. Intanto con noi c'è Franco Iannuzzi. Franco? Eccolo, Franco. Buonasera. Buonasera. Allora, ci crediamo sempre a questi playoff? Ovviamente sì. Noi siamo, siamo a 6 punti dalla seconda, perché non crederci? Cioè, dopo che abbiamo raggiunto con anticipo la salvezza, io penso che possiamo puntare tranquillamente sia al secondo posto che ai playoff. Questa squadra penso che ha stupito tutti e stupirà ancora tutti, perché ripeto, un calo atletico ci può stare, qualcosa che non è funzionato ci può capitare, però questa squadra ha dimostrato il suo valore nell'arco del campionato e lo dimostrerà anche alla fine. Noi ci crediamo fortemente sia ai playoff sia al secondo posto, perché ripeto, non credo che all'improvviso sono diventati dei brocchi, quindi sono convinto, anzi straconvinto, che questa squadra ci darà ancora grosse soddisfazioni. Poi se ci riusciamo non è la fine del mondo, perché ti ho detto un sacco di volte quello che ci siamo prefissati all'inizio del campionato, io penso che l'abbiamo raggiunto e siamo già contenti, perché era anni e anni che non ci salvavamo, quindi un grazie a tutti per quello che hanno fatto. Però ci vogliamo tentare questa carta dei playoff, vogliamo tentare anche il secondo posto. Franco, parliamo di domani sera a Carpi, da notizie che hai quanti saranno i tifosi?
5-600 tifosi saranno tu, no, sempre esagerato. Non esagerare, dai. Non sono esagerato, partiranno un sacco di tifosi da Avellino e poi da la metà, voi sentite Franco Iannuzzi, la metà. Sono tanti, quindi 300. Saremo no, quale 300? Io sono convinto che saremo in tanti, perché l'abbiamo dimostrato in altri aspetti, lo dimostreremo. Angelo anche Di Carillo ci sarà. Poi i carpi, ci sono un sacco di, in quella zona ci sono un sacco di avellinesi che stanno facendo un sacco di biglietti, quindi anche in tribuna dove li possono fare fino alla fine ci saranno un sacco di avellinesi, quindi ci saranno veramente. Vabbè, 300, un bel numero. Dai, abbiamo graziato. Vabbè, se contento a voi, vi dico 300. Senti, poi conto io domani. Senti, in chiusura, tu sei positivo, perché tu sei positivo, sei tifoso vero, però i messaggi su Facebook non sono proprio entusiasmanti, cioè l'ambiente è un pochino dispiaciuto ovviamente per queste due sconfitte consecutive. Questo mi dispiace, perché il vero tifoso si vede nei momenti di difficoltà, il vero tifoso nei momenti di difficoltà deve stare vicino alla squadra e deve sostenerla, non è che si deve deprimere nei primi due risultati che sono stati negativi, allora si vede il vero tifoso, è facile fare il tifoso quando si vince, il tifoso bisogna farlo quando si perde, questo mi dispiace per i tifosi dell'Avellino, che io li stimo tantissimo, ma questo non lo devono fare, in questo momento la squadra ha bisogno del pubblico, ha bisogno dell'affetto della gente, e quindi la gente si deve stringere intorno a questa squadra, perché ci ha dato grossa soddisfazione, ma noi non vi dimenticate nemmeno voi, 4-5 anni fa stavamo in Serie no, D, no, non ci dimentichiamo, l'abbiamo e detto, e adesso grazie a tutti siamo riusciti a salire, siamo in un campionato che veramente è un A2, quindi già dobbiamo essere soddisfatti, quindi adesso ecco, deprimerci in questo momento non è da tifosi, il vero tifoso si vede nei momenti di difficoltà, e in questo momento dobbiamo stringere tutti quando intorno a questa squadra e la dobbiamo sostenere fino all'ultimo, va perché bene. Dobbiamo tenere tutti la coscienza a posto. Va bene, sempre Forza Lupi, bene, Forza Avellino, andiamo avanti. Forza Lupi e Forza Avellino, sosteniamola sempre fino alla fine. Sempre. Anche voi. Noi siamo qui per questo. Saluto tutti, un bacio. Facciamo dritto e rovescio quando arrivano le polemiche, soprattutto gratuite contro Rastelli, stiamo sempre a fare così. Allora, qualche messaggio su Facebook, poi ci avviamo verso la conclusione. Una formalità, Enzo Riccio ti chiede: per Riccio, hai iniziato la tua carriera nell'Avellino agli inizi degli anni 90, sei tornato nel 2000 e oggi segui ancora le sorti dell'Avellino. Volevo chiederti se noti cambiamenti nel pubblico avellinese. Appunto, e poi dopo mi rispondi. Lepore, buonasera per Riccio, volevo sapere da te se era la partita più importante della stagione. Marco Pierri, buonasera, volevo dire a tutti i tifosi che al posto di criticare questa squadra cerchiamo di sostenerla, perché ha già fatto un miracolo, un plauso alla società e un grazie di cuore al presidente Taccone. Rino Matteoli, una sconfitta che fa precipitare l'Avellino per la prima volta fuori dalla griglia playoff, si è rivisto il secondo tempo di Bari, un centrocampo fermo, un attacco per niente incisivo. Mettiamo da parte i rammarici e i torti arbitrali, diamoci una scossa. Michael Annarumma, ho sentito nelle ultime partite tante critiche ingiuste a Schiavon, a mio avviso solo molto stanco, ricordo che a Cittadella era un giocatore di inserimento, mentre qui per colpa di Togni deve dettare i tempi del gioco. Pasquale Adamo saluta Vincenzo Riccio e tutti. Gianni Izzo, ma secondo voi Emiliano Massimo in Gino segna non è stato accantonato un po' troppo velocemente? Daniele Iannella, vorrei che qualcuno mi traducesse in termini pratici l'acquisto di Pizza, finito direttamente in naftalina dopo averlo esposto a una magra figura con Lanciano in una posizione senza senso, senza polemica, solo curiosità. Questa lo chiediamo ad Angelo Picarillo. Roberto Valente, spero in una salvezza tranquilla, anche perché in queste due partite 6 punti sono abbordabili. Numericamente siamo a 10 dalla retrocessione e a 6 dal secondo posto. Lorenzo Cirino, buonasera a tutti, saluto affettuosamente Vincenzo, Angelo Picarillo e Mister Filardi, a cui chiedo: come vedrebbe lui, viste le presenze in rosa di Togni, Massimo e Ciano, l'Avellino con un modulo che prevede il doppio trequartista? Allora, partiamo dal pubblico con Vincenzo Riccio. È cambiato il pubblico? Solito. Nei momenti che c'è bisogno è lì che ti aiuta. Ma non so se il suo solito era positivo o negativo. No. Non vedo la partita di domani. Passiamo velocemente. La partita di domani è la più importante del campionato per l'Avellino. Tutti ne mancano 12. Sono tutte importanti. È la più importante perché è quella che. La prossima è sempre quella più importante. Che fine ha fatto Emiliano Massimo e Pizza, Angelo Picarillo?
Ma io credo che l'ottimo Daniele, che saluto oltre che per la stima, anche perché è autore del logo della mia rubrica, ma lui credo che volesse alludere a un fatto effettivamente un po'... Che crea del rammarico. Pizzi è un giocatore che è arrivato ad Avellino pieno di entusiasmo e pieno di prospettive, purtroppo è stato schierato fuori ruolo ed è un peccato che non abbia avuto una nuova possibilità. Io penso che l'avrà, la deve avere assolutamente, e credo che lui si riferisse a questo, insomma, che non ha avuto ancora una possibilità di mettersi in mostra anche per le caratteristiche fisiche nel ruolo più congeniale. Quindi io penso che a questo si riferisse Daniele. L'altra domanda invece? Vabbè, Massimo, ne abbiamo parlato. Per quanto riguarda Massimo, è un altro rammarico, perché insomma ha dato anche delle prove positive. Poi credo che a Siena abbia commesso un errore, sì, che purtroppo ha portato all'accantonamento. E poi quello che dicevi tu, doveva partire, è rimasto. È un po' un mistero quello di Emiliano Massimo, onestamente. No, su Rasselli, sul fatto dei due trequartisti, cioè Rasselli ha dimostrato di essere un allenatore non integralista, cioè che cambia modulo a secondo della squadra avversaria, a secondo del momento, quindi sa benissimo cosa fare, quindi non ha bisogno né di consigli né di suggerimenti. L'albero di Natale però ancora non l'ha fatto, 4-3-2-1. Però voglio dire, è un allenatore che ha dimostrato, voglio dire, di saper fare più moduli e di saperli adattare a secondo dell'avversario, a secondo dei momenti, che è fondamentale. Diamo un'occhiata pure al calendario. Sì, Enzo Riccio, guardati un po' insieme a noi il calendario, perché tutto sommato, almeno sulla carta, poi ovviamente come diceva Filardi, nulla è scontato nel calcio, diciamo Carpi Avellino e Avellino Cittadella sulla carta, anche se il Cittadella è in nettissima ripresa, Palermo Avellino è il Jolly, perché la partita che poi può succedere quello che non ti aspetti, Avellino Brescia e Juve Stabia Avellino, che però secondo noi la Juve Stabia si giocherà la gara della morte contro l'Avellino. Tu mi devi perdonare, io neanche lo guardo, perché per me sono tutte difficili. Cioè, per me sono tutte difficili, l'ho detto già prima, cioè, vanno prese uno per volta, perché il campionato di Serie B, che è un campionato lungo, difficile, estenuante, cioè, non si possono. E poi, almeno nella mia carriera, tutte le volte che ho fatto i conti, non mi sono mai trovato alla fine. Cioè, è così, per me è così. Angelo? Ma io sono completamente d'accordo con Riccio, dico che solo che se per caso, tante volte che... O vuoi l'impegno, vuoi che la dea bendata una volta tanto si ricordasse di noi, noi infiliamo due vittorie consecutive, noi vediamo, a parte il fatto che io non credo che ci sia tutto questo disfattismo, perché poi alla fine sentire le parole di Franco Iannuzzi danno l'idea che il tifo organizzato, io ho sentito parole molto responsabili da parte del tifo organizzato, è quello che è la cosa più importante. Poi purtroppo ad Avellino c'è una percentuale di tifosi un po' quel tifo un po' da nobile decaduta, no? Che non gliene va mai bene una, che quindi alla prima sconfitta brontolone lo trovi da il brontolone, e naturalmente i social network esaltano questo tipo, me l'hai insegnato tu, Marco, sì, che non bisogna assolutizzare i social network, perché non sono un'analisi di mercato. Quello che fa massa critica, quello che fa ambiente, quello che fa effettivamente anche spogliatoio alla fine, mi pare che funzioni tutto. Cioè, credo che anche la tifoseria, quella organizzata, quella più meno occasionale, stia sul pezzo, sia ben consapevole che dobbiamo essere contenti così. E ripeto, se ci fossero due vittorie consecutive con una fortuna neanche pari alla sfortuna che abbiamo avuto, cioè lo stesso impegno con un pizzico di fortuna in più, possiamo magari inanellare due vittorie consecutive, stiamo a parlare di tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Allora, Massimo Filardi, guardiamo la classifica, perché il gruppone è tutto il Palermo è andato. Sì, il Palermo lo fa campionato a sé, però voglio dire, io parlavo del quarto posto, perché è talmente corta che, voglio dire, come fai una vittoria? Stai là. Sì, quindi sì. Voglio dire, e poi sono tutte squadre che, voglio dire, hanno dimostrato di perdere dei punti per strada. Forse, ripeto, le uniche due che vedo superiori all'Avellino sono l'Empoli e il Siena. Poi tutte le altre sono... Siena che dovrà subire un'altra penalizzazione, almeno altri due punti gli saranno tolti. E poi io direi che fino al Carpi che contro di noi si gioca le ultime chance di playoff, tutte possono entrare fino all'ottavo. Però io vi voglio dire che ci sono un po' di scontri di salvezza, scontri playoff, perché c'è Latina Pescara domani sera,
Palermo-Siena, che in qualche modo comunque ci interessa, Spezia-Trapani e Lanciano-Crotone. Quindi tutte gare che insomma sono concentrate nella zona alta della classifica. Qual è la squadra tra le prime sei che vedi più in crescita e qual è quella che forse è Latina, che insomma è reduce da due sconfitte consecutive, ma vanno sempre analizzate le prestazioni? Ma io credo che a tranne l'Empoli, che poi però paradossalmente abbiamo messo sotto due volte, gli altri sono tutti lì non in virtù di una continuità, ma in virtù di alti e bassi che rendono difficile capire quale sia la loro vera dimensione. Quindi credo che tutti questi scontri che tu hai elencato siano tutti molto interessanti, perché purtroppo a questo punto il campionato deve prendere la piega decisiva. Cioè, per esempio, non so, il Crotone, il Pescara, sono squadre che hanno fatto degli exploit enormi e delle grandi delusioni, parliamo anche dello Spezia, insomma squadre che a questo punto probabilmente devono prendere il filotto decisivo o in senso negativo o in senso positivo. Il Lanciano, che è una squadra che ci assomiglia molto, abbiamo visto che ha avuto pure il suo periodo negativo e adesso è tornato nella posizione che gli compete. Io penso che possa toccare anche a noi, perché credo che, ripeto, sia un momento, cioè c'è stato un periodo di reale appannamento dell'Avellino che si è saldato con un periodo di sfortuna, e quindi quando metti insieme il periodo di appannamento camuffato un po' la vittoria col Padova in casa, anche col Modena siamo stati un po' fortunati eccetera, poi però insomma l'appannamento si aggiunge un periodo di sfortuna, ecco là che i conti non tornano. Ma insomma il trend dell'Avellino paradossalmente è positivo, perché nell'ultimo mese si vede che la squadra sta crescendo. C'ha un po' di difficoltà nei tre di centrocampo che hanno tirato la carretta. Se noi riusciamo a risolvere, a trovare nuovi equilibri con il ladrier di turno, insomma, anche con il Massimo, insomma, a dare dei cambi giusti in quel reparto lì, la squadra ha ottime possibilità. Un'altra cosa, noi abbiamo detto che mancano i gol dei centrocampisti, sì. Ma secondo me con un Castaldo e un Zappacosta in forma, non dico che segna pure Ricci perché abbiamo visto che segna, ma segno anche io, cioè con un Castaldo e Zappacosta che fanno percussione sulla destra e causano il raddoppio, ti arriva un Arini davanti alla porta più volte, ce lo ricordiamo, solo e quello che manca è questi due atleti che sulla destra fanno il vuoto e fanno la percussione e che a un certo punto consentono ai D'Angelo, agli Arini di segnare come hanno segnato. I rifornimenti mancano. I rifornimenti, ma soprattutto manca effettivamente niente. Un po' di energia. Perché a me quella è l'impressione che ho io, che manca un po' di rifornimenti. Cioè magari Zappacosta ha avuto questo infortunio. I problemi quindi che ha avuto. Poi a me non l'impressione che ho io, forse ad Avellino mancava qualcosa lì a sinistra. Certo. Quella è l'impressione che ho io, forse Zito faceva a caso. Stiamo sopperendo con Millesi, soprattutto in questa. Mancherebbe perché è stato con me, so chi era Moretti, quindi mancherebbe un Moretti di allora, ecco, tipo un tipo di giocatore così. E ci manca un po' di smalto nella zona nevralgica, perché come accadde all'epoca con voi, Riccio, Di Cecco e Porcari, ma guarda, non fare lo so, 42 non partite. Lo so, però mi è capitato Carbonia, pure di stare ad Avellino, molti dicevano, nel primo anno che sono ritornato con il Napoli, molti dicevano che a centrocampo non avevamo un uomo di qualità. Ce l'avevamo sugli esterni però, gli uomini di qualità, a centrocampo dovevamo correre e coprire gli uomini di qualità. Posso farvi una domanda? Sì. Ma lo scorso campionato l'Avellino ha finito in crescendo il campionato o no? Perché la batosta di Latina, 12 partite, la batosta di Latina, in un campionato come quello di Serie B con 42 partite è fondamentale nell'ultimo mese la prestanza atletica, la tenuta fisica. Quindi voglio dire, se Rastelli per la sua programmazione lo scorso anno è riuscito a finire il campionato in crescendo, bisogna essere fiduciosi. No, la fase di difficoltà è più o meno io penso la fase di appannamento ci sta in un campionato così lungo, quindi speriamo che il trend poi sia quello di crescita risalire. Fisica, di risalire, perché la tenuta fisica è fondamentale in serie. La tenuta fisica secondo me è buona, il problema sono stati gli infortuni, al di là dei singoli io parlo a livello di squadra, che fa sfuggire a qualsiasi pronostico anche fisico, cioè un'incognita quel mese di sosta a gennaio, altri due turni penso infrasettimanali. Sì. È un campionato veramente estenuante, ha detto bene Rastelli, è una cosa micidiale. E allora, non era una cosa micidiale nei tempi della Serie A e quando?
cosa? Il tuo Amarcord quando si giocava ad Ascoli. Ad Ascoli, questo è il penultimo campionato di Serie A, l'anno dei 30 punti, avevamo un certo Angelo Alessio che segnava, quell'anno ne fece, se non erro, 6. Non male. Però quasi tutti decisivi come questo del Duca di Ascoli. Ha segnato il match un Eurogol di Angelo Alessio alla seconda realizzazione in Serie A, la prima in questa stagione che si è aperta sotto i migliori auspici. Bellissima davvero la giocata con cui Alessio ha portato in vantaggio l'Avellino qui ad Ascoli al 21esimo della ripresa. Gli ascolani hanno reagito con Bredi, suo il cross sul quale cerca di intervenire destro, poi Vincenzi subentrato da qualche minuto a Puscetto. Veemente il contrattacco dei biancoverdi, Benedetti scambio con Garuti, poi passaggio a Bertoni che dopo una serie di finte trova spazio per il cross. Formidabile la schiacciata di Alessio, ma il pallone carambola sul palo e finisce fra le braccia di Pazzaglia. Alessio Sbankel del Duca, Massimo Filardi, questi erano qua. Qua parliamo 80. Di 80, no, 86-87. No. Stavo quasi per venire tuo momento. No, c'è poi un bel, giocato c'è un pure bel tu ricordo, ad Ascoli. Bel ricordo, perché adesso ho visto Bertoni, in un Napoli-Avellino che marcava sì. Bertoni. Era sgusciante. Sì, sì, no, però fece la mia partita di quell'anno. Infatti poi andai anche al processo di lunedì, proprio perché fece un partito. Perché una grande partita. E fui convocato poi con l'Under 21. Quindi mi lega molto, ho visto adesso Bertoni, mi ha fatto ricordare questo episodio. Invece c'è anche una Marcord per quanto concerne, insomma, già la tua attività di agente nei primi anni, legata, dicevamo in precedenza, a Peppe... No. Mascara, non lo sapevamo, no, l'abbiamo scoperto. Avellino si è sempre detto che Peppe Mascara l'ha portato Peppino Pavone. Però non apriamo questa parentesi. C'è da scrivere un libro su questa storia di Mascara all'Avellino. No, è un ricordo bellissimo, che fu un'annata stupenda. L'Avellino conquistò i playoff in C1, se vi ricordate. Mascara fece il capocannoniere con 17 gol. Però... un'altra volta la raccontiamo bene questa storia. Una cosa veloce, dai. È lunga, una sintesi. È lunghissima. Io allora dico solo questo: all'epoca c'era Aliberti che aveva la Sanitana in Serie B ed era proprietario anche dell'Avellina in C1. Io avevo un ottimo rapporto con Aliberti perché avevo dei ragazzi la primavera della Sanitana in procura. E feci una scommessa con Aliberti, dicendogli, siccome Mascara giocava nella Battipagliese in C2, e quell'anno retrocesse la Battipagliese, quindi Mascara si trovò senza squadra. Io andai da Aliberti dicendogli, vogliamo fare una scommessa? Ti do questo ragazzo. Non sapevo neanche chi era, faceva anche fatica a pronunciare il nome. Facciamoci questa scommessa. E lui disse, va bene, la facciamo. E io pensavo che dovesse andare a Salerno. E lui mi disse, guarda, io sono proprietario anche dell'Avellino, ti va bene se lo appoggiamo all'Avellino? Sì, non bene, benissimo, perché voglio dire, conoscendo la piazza di Avellino, era fatta proprio a misura per questo calciatore. E quindi arrivò ad Avellino e firmò il contratto come Avellino. Logicamente, essendo stato portato da me e non da Pavone, all'inizio fu boicottato. Andate a vedere quell'anno, le prime partite non giocò. Sì, quindi io logicamente andai da Aliberti e disse, vabbè, ci siamo fatti una scommessa, ma così l'ho già persa. Perché se non gioca il ragazzo, come facciamo a valutarlo? E allora lui capì la situazione, intervenne e disse, vabbè, diamo la possibilità a sto ragazzo, vogliamo vedere se sto ragazzo se è capace. E ammazza l'orso, gliela diede e poi, insomma, ci ricordiamo tutti come andò. Benissimo. Vincenzo Riccio... L'importanza di avere un agente, visto? Però l'importanza delle scommesse, sì. No, poi... Però voglio legare questo fatto, cioè Mascara veniva, voglio dire, dalla fame, il discorso dalla C2. Sì. Ed era un ragazzo che aveva veramente una fame tremenda di arrivare. Perciò dico, molte volte, andare a prendere un calciatore in Serie A non è detto che possa rendere, a volte vai a prendere questi calciatori giovani che hanno fame, che hanno voglia, e fu molto bravo,
De Vito, devo dire la verità, devo ringraziarlo sempre, Enzo De Vito, che già allora era settore giovanile della Vito, che prese a cura questa situazione, fu molto vicino a Mascara, infatti hanno un ottimo rapporto di amicizia che va al di là del calcio. Bellissimo, devo dire che Enzo De Vito fu l'anello di congiunzione. Ebbe un compito fondamentale nella crescita di questo ragazzo. Enzo Riccio invece si dedica alla crescita dei ragazzini, li abbiamo già avuto qualche mese fa con Antonio, no, come Antonio si chiama? Antonio Viasevoli. Antonio, e c'hai questa addirittura la pagina, scuola calcio, la tua SD. Pagina Facebook, ASD Vincenzo Riccio, ai tuoi collaboratori Carmine Amato, Vincenzo Marino, sì, sì. Tutti ex. Però Vincenzo, quella però, maglia del Siena, una bianconera, foto, no? Sì, ogni tanto lo cambio per ogni non fare... tanto è ora di cambiarlo. No, per non offendere nessuno, allora lo cambio. No, però sulla pagina personale c'ha sempre quella con la maglia dell'Avellino, quasi sempre quella con la maglia dell'Avellino. Sì, comunque c'ho molte foto lì. Voglia. Che ragazzi alleni tu? No? Mi interessa, la scuola calcio da che anno? No, che io cerco di stare vicino un poco a tutti quanti, diciamo, vicino a tutti i gruppi. Mo ultimamente però ho preso proprio io personalmente gli allievi che sono i più grandi, perché sinceramente non mi sento pronto per i piccolini proprio. Sto facendo le mie esperienze con la scuola calcio e con questo gruppo che ho lì. Nella mia scuola calcio. C'ho Vincenzo Marino come direttore tecnico della scuola calcio, che mi controlla un pochettino tutti gli allenatori, Carmine Amato, comunque due grandi, cioè li conoscete benissimo. Struttura fantastica. A Brusciano questo? Sì, abbiamo fatto i lavori lì al campo in estate, abbiamo preso il campo, io gli ho detto vicino al mio socio, gli ho detto guarda non facciamo niente se non aggiustiamo prima la struttura, così, perché... Che è fondamentale. Ho detto se facciamo la scuola calcio, i bambini, tutto quello che riguarda la scuola calcio devono stare, li dobbiamo mettere nelle condizioni di stare bene in un ambiente sano, pulito. Giovanissimi, mister Filardi, avete qualche problema di campo, di allenamento? Dove? No, noi ci alleniamo a Montoro Superiore, sì. Ci dividiamo il campo con gli allievi. Metà classifica, vabbè, avete abbiamo avuto la possibilità di centrare i playoff con lo scontro diretto con la Chiusa, perché ci è andato male e quindi adesso ci dedichiamo ad altre cose. I playoff sono sfumati, però abbiamo la possibilità adesso di lavorare più sulla tecnica, che è fondamentale. Insomma, c'è un programma che avete stilato, non è vero che poi l'Avellino come settore giovanile diceva d'accordo, ad eccezione della primavera che stiamo andando malissimo. Le altre no, se vanno io bene. Non conosco le altre realtà, però c'è il responsabile Gianfranco Forte, che voglio dire è una persona capace, molto competente, molto passionale, e siccome c'è un'ottima organizzazione, in prospettiva si può fare un buon lavoro qui. Ragazzi interessanti? I ragazzi per me sono sempre tutti interessanti, l'importante è il nostro compito, è quello di insegnargli e farli migliorare, e io punto molto sulla tecnica, perché penso che se un ragazzo, se non impara la tecnica di base, non può fare tanta strada, quindi nel settore giovanile è fondamentale, penso che Riccio fa la stessa cosa nella sua scuola calcio. Esattamente. Angelo Picarello, tu la tecnica la fai? Tecnica di viaggio dovrebbe fare Angelo, perché devi capire che stamattina era a Roma, stasera qua è qui, per noi. Domani mattina, riparti domani mattina immagino, va a Carpi e poi ritorna a Roma. E poi abbiamo preso due giorni di riposo perché era un po' di tempo che non seguivamo la riposo, insomma. Per modo di dire? Sì, di riposo dal lavoro, era un po' di tempo che non seguivo l'Avellino, c'era un po' di crisi di astinenza diciamo. Domani che ti aspetti, ma al di là di tutto per chiudere? Ripeto, l'altra volta sapete che insomma per sfoggio lì, o meglio per sprone più che altro, abbiamo scommesso la vittoria di Empoli e questa volta non me la sono sentita perché mi ha frenato l'amico Antonello col quale condivido tutte le valutazioni. Insomma, ci sono degli aspetti che lasciano ben sperare e degli altri che ci inducono a essere molto attenti. Ripeto, è una gara di difficile interpretazione, spero che noi ci saremo e speriamo che per una volta, non dico la fortuna, quantomeno la sfortuna non si accanisca su di noi, perché secondo me se ce la giochiamo ad armi pari ce la possiamo fare, ecco, non dico di più perché insomma c'è un po' di trepidazione. C'è tanta trepidazione, ma noi siamo fiduciosi, questa giacca viola deve per forza portare bene Enzo Riccio, se no Michele Imperiale e Amato Di Sunno, che ringraziamo per il preziosissimo lavoro svolto, Michele Imperiale la prossima volta mi picchia direttamente.
Grazie di cuore anche al nostro sponsor La Caramella, che ha mangiato i nostri ospiti con un'ottima bottiglia di vino che vi consegneremo tra pochissimo. Grazie di cuore a Massimo Filardi per essere venuto a trovarci. Grazie, ci rivediamo. Buon lavoro. Voi. Grazie Enzo Riccio. Vabbè, ma tu sei un amico, noi ti vogliamo troppo bene. Grazie, arrivederci. Io poi ti guardo, sicuramente. Mi viene da sorridere, penso ai tempi belli e va bene, ma insomma. A me viene da piangere invece. Un saluto all'opinionista di riserva che prenderà. Salutiamo Felice D'Aliasi, perché poi tu prima hai detto l'opinionista di riserva, ma perché non loro hai detto si beccano su Facebook. C'è un po' di gelosia, ma a noi siamo fa piacere molto amici. Lui ha un grande merito, che quando presentò il suo libro, era stato appena preso Rastelli, io potetti per la prima volta tributare la mia stima per questo allenatore, per come lo ricordavo, per come ci aveva giocato, per l'uomo che era, insomma, quindi, da lì la scintilla. Non so se siete compatibili in una serata insieme, come Rivera e Mazzola, dobbiamo andare avanti con la staffetta. Ultimamente siamo molto d'accordo su molte cose, io mi chiedo sempre in che cosa posso stare sbagliando. Va bene, e allora grazie di cuore a tutti, grazie per averci seguito, ci raccomandiamo sempre la stessa parola d'ordine, equilibrio e stare sempre vicini a questa squadra. Sì, ma domani dobbiamo vincere. Questo è vero, fino a un certo punto. Arrivederci, grazie, forza Lupi, forza Avellino, arrivederci.